Buonasera, benvenuti al Festival Francescano che è già iniziato ufficialmente ieri pomeriggio, diciamo, con un grande momento formativo per gli insegnanti e poi questa mattina qui in Piazza Maggiore, oggi, domani e domani l'altro, il tema è quello del dialogo, insistendo non tanto su un discorso astratto sulla importanza del dialogo, ma su prove di dialogo. Questa, per esempio, è una prova di dialogo. Io vorrei introdurlo con una frasettina di San Francesco, il quale nel suo testamento scrive: «E io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare e voglio fermamente che tutti i miei frati lavorino». Pare che il lavoro fosse dunque importante anche ai tempi di San Francesco e che San Francesco lo ritenesse molto molto importante. Il lavoro è oggetto di dialogo in famiglia, nelle sedi politiche, nelle sedi sindacali. Ecco, noi ne vogliamo parlare anche qui in Piazza Maggiore nel contesto del nostro Festival Francescano. Abbiamo chiamato a dialogare sul lavoro tre persone che di lavoro si intendono davvero: il professor Stefano Zamagni, economista notissimo, ex presidente dell'Agenzia del Terzo Settore, apprezzato in tutto il mondo per gli studi in materia di economia sociale. Dal 27 marzo 2019 è presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Poi abbiamo, oltre questo teorico importante, questo grande economista, abbiamo invitato due personaggi che lavorano sul campo, uno giovane e uno un pochino più anziano. Quello più giovane è Benedetto Linguerri, che è legato al mondo della cooperazione, e poi abbiamo Maurizio Marchesini, che è un affermato dirigente d'azienda. Abbiamo poi scoperto che si conoscevano già in qualche modo questi tre personaggi e questo renderà più facile anche il loro dialogo. Benedetto è stato discepolo del maestro Stefano Zamagni e Benedetto sta lavorando anche per l'azienda di Marchesini. Dunque questo aiuterà il loro dialogo. La domanda, il titolo di questo dialogo è: lavoro per tutti? Punto interrogativo. Allora, la prima domanda che io porrei a tutte e tre i nostri ospiti è questa: è possibile ed è auspicabile il lavoro per tutti? Perché dobbiamo partire da qui. Se il lavoro per tutti fosse una cosa dannosa, è meglio non andare per questa strada. Vediamo, è possibile ed è auspicabile il lavoro per tutti? La parola a Stefano Zamagni. Grazie molto a Fradino per l'invito che mi è stato rivolto, che ho accolto con vero piacere. Non è la prima volta che mi accade di partecipare al Festival Francescano e devo esprimere compiacimento per questa iniziativa che va oltre ogni più ottimistica previsione. Entro allora nel merito della domanda che ci è stata posta. Parto da questa considerazione: il lavoro è un bisogno fondamentale dell'uomo. In quanto tale fonda il diritto al lavoro.
lo so che questa non è una affermazione comune da tutti accettata, perché si parte sempre dall'idea del diritto al lavoro, ma il diritto al lavoro è tale solo se ha un fondamento ancora più solido, che è quello di costituire un bisogno umano fondamentale. E questo è importante, perché in certe fasi storiche i diritti possono essere anche soppressi o sospesi, ma i bisogni, se sono fondamentali, non possono mai essere soppressi. Ecco perché è più importante dire che è un bisogno. E perché è un bisogno dell'uomo? Perché è solo attraverso e con il lavoro che l'essere umano riscopre se stesso e realizza quella che appunto si chiama la fioritura umana. Come facciamo noi a conoscere noi stessi? Come facciamo noi a valorizzare il nostro potenziale? Solo attraverso il lavoro. Ecco perché è un bisogno fondamentale. Se poi uno, per ragioni sue, è credente, ha una fede cristiana, sa che il lavoro serve a completare l'opera di Dio. Perché nel Genesi è scritto molto bene. Dio, il Dio cristiano, crea il mondo, l'universo, ma non lo completa, perché il settimo giorno si era stancato e si era riposato. Voi capite che questo è un messaggio che va interpretato: Dio non ha bisogno di riposarsi. E perché ha voluto riposarsi? Perché ha voluto che a completare l'opera delle sue mani fosse l'uomo che vive nella storia. Quindi la prima ragione è uguale per tutti. Se poi uno è anche credente, sa che non può non lavorare a meno di rinunciare a contribuire al completamento dell'opera. Allora, se questa è la questione, il presupposto, la domanda che ci pone Fra Dino è: lavoro per tutti? Alla prima parte della sua domanda la risposta, dopo quanto detto, non può che essere positiva, è auspicabile. Più problematico invece l'altro aspetto, e cioè: è possibile, lui ha detto, il lavoro per tutti? Allora io do subito la mia risposta secca, se ci sarà tempo andrò ad argomentarla, cioè a dare ragioni fondative. La mia risposta è che sì che è possibile, purché lo si voglia, purché lo si voglia. D'altra parte, voi capite che saremmo in una situazione a dir poco tragica se da un lato riconosciamo che il lavoro è un bisogno umano fondamentale e poi dicessimo che non è possibile dare lavoro a tutti. Invece è possibile. Dire che è possibile non vuol dire allora che incondizionatamente questo può realizzarsi. Bisogna soddisfare certe condizioni perché il lavoro diventi per tutti, diventi possibile. E in questa fase storica questo discorso si connota in maniera diversa rispetto al passato, perché noi viviamo un tempo straordinario, non viviamo un tempo ordinario, perché viviamo un tempo di profonda trasformazione, la grande trasformazione come è stata chiamata, legata a fenomeni nuovi, nuovi vuol dire dell'ultimo quarantennio, che sono quelli della globalizzazione da un lato, ma soprattutto della terza e della quarta rivoluzione industriale. Ora, la quarta rivoluzione industriale comincia nel 2001. Voi direte perché? Perché è nel 2001 che Apple immette sul mercato l'iPad e da lì tutto il resto. Quindi per convenzione gli studiosi a livello internazionale hanno dovuto dare una data. Quindi la quarta rivoluzione industriale inizia nel 2000, prima la terza rivoluzione industriale, quella di Internet, che comincia negli anni 70. Ebbene, questo fenomeno nuovo sta modificando radicalmente non solo i modi di produzione, e perché uno potrebbe dire così era anche nel passato, all'epoca della prima e della seconda rivoluzione industriale. La prima rivoluzione Inghilterra, seconda metà del Settecento, la seconda rivoluzione Germania, fine Ottocento. La culla della seconda è la Germania, la culla della prima è stata l'Inghilterra. Anche allora, cosa c'è di nuovo oggi? C'è che le nuove tecnologie del digitale, pensate all'intelligenza artificiale di nuova generazione, eccetera, stanno modificando i profili lavorativi. Quindi non è solo un problema di diminuzione di posti di lavoro. Questo è l'errore che continuiamo noi italiani a fare.
cosa volete? Ci vuole pazienza a cambiare la testa della gente. Perché se fosse un problema di posti di lavoro, basterebbe aumentare i livelli produttivi per riassorbire. Così era all'epoca di quando Keynes, grande economista Keynes, aveva proposto le sue politiche cosiddette di domanda effettiva. Dice, se volete dare più lavoro, aumentate i consumi, spendiamo di più, così le imprese producono di più e assumono di più. Oggi questo non è più vero. Questo è il punto. Perché? Perché la quarta rivoluzione industriale modifica, direi, i profili, cioè le mansioni stesse. Mi avvalgo di un esempio storico. Quando Gutenberg inventò la macchina stampa, nel giro di pochi mesi i copisti, gli amanuensi, rimasero tutti disoccupati. Perché prima i libri si trascrivevano a mano, si chiamavano copisti, erano tutti disoccupati. Ma cosa è successo? Che nel giro di pochi mesi quei copisti divennero librai, cioè esperti a usare le nuove macchine per stampare i libri. Cioè in quel momento quella invenzione modificò non tanto i posti di lavoro, ma il profilo professionale. Solo che allora ci volle poco tempo per aggiustare quelli che erano stati espulsi alla nuova dimensione o alla nuova professione. La novità di oggi è che non è così. Perché se uno viene espulso perché il robot di seconda generazione va a sostituire le cosiddette mansioni tradizionali, chi viene espulso, se noi non lo riformiamo con processi lunghi, almeno un anno ci vuole, cioè riformiamo le sue abilità, quella persona non potrà mai pensare di reentrare, perché le imprese diranno, noi, non lo dirà poi il dottor Marchesini, che è un grande imprenditore, sentirete dalla sua voce, che le imprese cercano qui in Emilia Romagna, a Bologna in particolare, persone da impiegare e non riescono a trovarli, mentre un po' più in là ci sono quelli che sono, perché? Perché non prendono, non possono prendere persone qualsiasi che abbiano solo braccio, ma che ad esempio siano in grado di scrivere dei programmi, degli algoritmi, come si dice, programmatori di algoritmi per far funzionare le nuove macchine. Ora, tutto questo è possibile perché non c'è nulla di trascendentale. Non mi si venga a dire che bisogna essere dei geni, perché non è vero niente. Però bisogna, è di lì la lacuna delle nostre, come dire, politiche a livello europeo, in particolare e italiano, che preferiamo a coloro i quali rimangono senza lavoro dare dei soldi per consentire loro di sopravvivere. Questo di per sé è buono, ma in questo modo non verranno mai aiutate ad intercettare la nuova traiettoria tecnologica. Ecco allora perché dire che il lavoro per tutti è possibile non è una chimera, però bisogna cambiare mentalità, bisogna cambiare lo sguardo, gli occhiali con cui guardiamo la realtà. Se invece ci ostiniamo ad usare le vecchie mappe cognitive delle epoche precedenti per risolvere i problemi di ora, andremo sempre a sbattere. Infine, l'ultima battuta, Fradino ha detto lavoro per tutti. Io aggiungerei una chiosa, lavoro per tutto l'uomo, non solo per tutti gli uomini, uomini nel senso di esseri umani, che sia ben chiaro, ma anche per tutto l'uomo, perché nell'uomo non c'è una dimensione, sono tre le dimensioni. C'è la dimensione, vogliamo chiamarla materiale, che si esprime nel salario a fine mese, ma c'è anche la dimensione socio-relazionale e c'è la dimensione spirituale. La vera sfida oggi non è solo di trovare un lavoro per tutti, ma un lavoro che consenta alla persona di sviluppare in armonia le tre dimensioni. Perché di attività o di politiche che diano anche il lavoro a tutti, che però non consenta alla persona, come ho detto all'inizio, di sviluppare il proprio potenziale, cioè dire la propria fioritura, Aristotele la chiamava eudaimonia, e voi capite che diventerebbe un povero lavoro, che prima o poi finirebbe col determinare sconcerto e soprattutto sofferenze di varia natura. La sfida che oggi siamo in grado, i nostri paesi, chiamiamoli dell'Occidente avanzato, di raccogliere, e io mi auguro di essere
di vincere è quella di lavoro per tutti, ma per tutto l'uomo. Perché se il lavoro diventa luogo di umiliazione, poco serve che io ti dia alla fine del mese anche un buono stipendio, se però durante le ore di lavoro ti ho umiliato. Voi capite cosa vuol dire umiliato? Cioè non ti ho consentito di articolare la tua fioritura, per non parlare poi del problema, e questo lo sappiamo, della cosiddetta armonizzazione tra tempi di vita familiare e tempi di vita lavorativa. L'armonizzazione ha a che vedere con la dimensione socio-relazionale. Ecco quindi perché la sfida che è di fronte a noi è di portata, come si è soliti dire, epocale. Però, insisto e chiudo, è possibile vincerla, perché non c'è nessuna persona intelligente e onesta intellettualmente che possa dimostrare, ho detto dimostrare, non affermare, dimostrare che non sia possibile raccogliere una sfida del genere. Grazie. Bene, allora abbiamo ascoltato la prima risposta alla domanda: è desiderabile e possibile il lavoro per tutti? E il professor Zamagni ha aggiunto: per tutti e per tutto l'uomo. Facciamo la stessa domanda adesso a chi è sul campo, non in cattedra, ma sul campo. Ecco, Maurizio Marchesini, dall'alto della sua lunga e qualificatissima esperienza, risponde alla nostra domanda. Sì, ancora con questa faccenda del lunga per sottolineare la mia età. Intanto devo correggere il professor Zamagni, che mi dà sempre molto gusto correggere un professore universitario. Più che grande imprenditore direi grosso, viste le dimensioni. Ma io ho un punto di vista... Si sente bene? Si sente? Ho un punto di vista forse complementare a quello del professor Zamagni. Certamente è giusto, etico e auspicabile il lavoro per tutti, per motivi evidenti di etica personale, ma è anche economicamente conveniente. Per un motivo prendo questo. Intanto per un motivo forse abbastanza evidente, un motivo economico abbastanza evidente. Chi lavora non crea ricchezza solo per se stesso, ma crea ricchezza anche per il territorio in cui opera, crea ricchezza anche per gli altri. Quindi evidentemente più l'occupazione è alta, più il territorio, e come territorio intendo ovviamente non un territorio ristretto, io penso sempre all'Europa, e più le cose vanno meglio per tutti, più c'è possibilità di crescita sociale, culturale ed economica. Ma anche per un altro motivo forse un po' più specifico. Io sono fortemente convinto che il nostro posto produttivo nel futuro, già adesso ma nel futuro, e quando dico noi di nuovo intendo noi italiani, noi europei, sia quello non di produrre grandi quantità di cose uno uguale all'altra eccetera, e il nostro destino io credo che sia quello di fare produzioni di grande qualità, personalizzate, produzioni che occupano nicchie che sono piccole rispetto alla nazione ma sono grandi rispetto al mondo, e che hanno bisogno di una grande capacità inventiva, di passione, eccetera. Io credo che sia questo, e anche attraverso ovviamente le nuove tecnologie del 4.0, poi se ci sarà tempo vorrei approfondire questo tema del 4.0. Se è vero, come io credo che sia vero, che questo è il nostro destino, questo ha delle conseguenze molto importanti. Il lavorare tutti rende anche l'ambiente idoneo, rende l'ambiente favorevole. Queste cose si fanno se l'ambiente che ci circonda, l'ambiente sociale che ci circonda è possibile. Guardate, vi faccio un esempio concreto per spiegarvi che cosa intendo dire. Nei miei vari viaggi di lavoro sono capitato anche in India. L'India è un posto dove ci sono dei famosissimi tecnici di software. Sviluppano dei software, io ne ho conosciuti alcuni di questi ragazzi, mi hanno fatto vedere con molto orgoglio il loro lavoro, ma io li guardavo e gli ho fatto anche una domanda, forse indiscreta: ma come caspita fate? Perché voi siete qui dentro un laboratorio accettabile per i nostri parametri, molto bello per i loro, però poi quando uscite, anche se siete di una casta elevata, se siete di un rango sociale elevato, da fuori c'è l'India,
c'è la difficoltà dei trasporti, non ci si riesce a muovere, se vi ammalate è una scommessa, c'è la gente che muore di fame per le strade. Come fate a mantenere la concentrazione e il, come dire, la possibilità di fare queste cose difficili, che è il nostro destino? Io credo che nel nostro futuro noi siamo destinati a fare le cose difficili che gli altri o non sanno o non possono o non vogliono fare. Quindi abbiamo bisogno anche di un ambiente in questo senso idoneo. È possibile, teoricamente tutto è possibile, è una scommessa molto importante. Io intanto partirei sul possibile da un concetto che sembra assodato e sembra quasi ovvio. L'occupazione la creano per la massima parte le imprese. Certo c'è un settore pubblico importantissimo che sarà ancora più importante, c'è un certo settore no profit che crea, oltre che benefici sociali, anche occupazione, ma la parte grossa lo creano le aziende. E ci vuole anche un po' di rivoluzione culturale, seppur piccola. Le aziende devono essere gradite, devono essere accettate, non sono la fonte di disastri che ancora oggi dipingiamo. E le aziende ovviamente devono puntare sull'uomo. Ma guardate, puntare sull'uomo, a parte tutte le considerazioni etiche, e come diceva giustamente il professor Zamagni, insomma, la fede fa anche considerazioni di tipo diverso, ma se è vera la scommessa, che io credo sia vera, che quindi dovremmo fare queste cose difficili, anche da un punto di vista strettamente economico, le aziende punteranno sugli uomini, perché gli uomini sono i detentori del sapere, sono i detentori dell'entusiasmo, della capacità, sono coloro che creano la tecnologia, non sono creati dalla tecnologia, e quindi avranno un bisogno disperato degli uomini. E se voi notate la concentrazione di attenzione della nostra regione nei confronti dei propri collaboratori, io me la sono fatta spesso. Perché questo? Perché noi facciamo proprio questo mestiere già. Creiamo tecnologia, la portiamo in giro per il mondo, abbiamo disperatamente bisogno degli uomini, quindi cerchiamo di crearli in ambiente, per quanto è possibile, più idoneo per poter fare queste cose difficili. Posso parlare del 4.0, porto via troppo tempo. Un secondo giro. E l'ultima considerazione è questo: bisogna avere fiducia nella tecnologia. È vero che certi eccessi di tecnologia ci hanno portato a difficoltà del mondo, ma anche le soluzioni passeranno attraverso la tecnologia. La plastica sta diventando un problema, ma non è che risolveremo tornando ai recipienti del Medioevo. La plastica è nata per conservare i cibi, per poterli portare in luoghi anche difficili. La tecnologia dovrà risolvere questo problema con plastiche compatibili, riciclando. Bisogna avere fiducia nella tecnologia, certamente non bisogna farsi dominare dalla tecnologia, ma è anche la nostra possibilità di uscire dalle difficoltà in cui siamo ora. Grazie. Bene, grazie a Maurizio Marchesini, ha sottolineato che gli uomini hanno bisogno di lavorare, ma anche le aziende avranno sempre più bisogno di uomini, nonostante gli sviluppi tecnologici di cui Marchesini ci parlerà nel secondo giro. Adesso la domanda su è desiderabile e possibile il lavoro per tutti va a Benedetto Linguerri, uno giovane che ha avuto il coraggio e sta avendo il coraggio di coinvolgere in modi che a noi sono sembrati nuovi e molto belli, di coinvolgere tante altre persone. A te la parola. Grazie Fradino e grazie anche al Festival Francescano di questo invito. E mi presento velocemente, perché a differenza di Marchesini noi siamo giovani e quindi ancora non così conosciuti. E noi facciamo, abbiamo creato un'impresa 2 anni e mezzo fa, io e quelli che sono i miei soci, che dopo vi dirò, e facciamo un servizio di filiera corta. Abbiamo messo assieme una serie, oggi sono più di 70 agricoltori e produttori del territorio, e serviamo ristoranti e famiglie nel territorio emiliano-romagnolo. È un servizio, diciamo, non è un servizio innovativo dal punto di vista dell'idea, ma
abbiamo cercato di farlo in modo nuovo da un punto di vista delle modalità. Infatti quelli che sono i miei soci sono tre cooperative sociali del territorio bolognese, tre cooperative sociali agricole, che quindi, per chi non lo sapesse, hanno proprio lo scopo di trovare e dare occupazione a tutta una serie di persone che se no altrimenti farebbe fatica. E quindi, diciamo, nel 2017 ho raccolto la sfida di quelli che poi sono diventati i miei soci e abbiamo fondato Local2You. Local2You oggi è un servizio di, appunto, come dicevo prima, di consegna a ristoranti e privati di prodotti alimentari. E provo a rispondere alle domande partendo, prima sono stato elevato a discepolo del professor Zamagni, ma semplicemente che è stato mio professore all'università, cosa di cui sono molto fiero, e diciamo colgo la sua provocazione iniziale. Naturalmente la risposta è sì, è desiderabile e quindi se è desiderabile è anche possibile, altrimenti dovremmo cadere in una, cioè sarebbe contro l'uomo, ecco. E è molto difficile soprattutto oggi. E vi racconto brevemente un aneddoto che dico sempre. Abbiamo la sede presso uno dei nostri soci, che è una grossa cooperativa sociale che ha sede a Ozzano, e io all'inizio, fino a due mesi fa, quando mi sono spostato di ufficio, avevo l'ufficio di fianco all'ingresso. E mediamente almeno una quindicina di persone venivano tutti i giorni a lasciare il curriculum, a chiedere se c'era possibilità di lavorare. E visto che abbiamo una receptionist molto, con un tono di voce molto alto, io sentivo tutto e ogni volta per me era una domanda. Dicevo, tutti i giorni c'è qualcuno che cerca lavoro a Ozzano, per cui un campione non così tanto rappresentativo. Pensiamo a Bologna, pensiamo all'Emilia-Romagna, all'Italia, eccetera. E per cui è proprio, diciamo, da questo che è nato quello che facciamo noi oggi, cioè cercare di rispondere a tutte quante queste persone. Quello che notiamo e quello che, diciamo, è la nostra sfida quotidiana è che tipo di lavoro. Quindi sì, è auspicabile ed è possibile quindi un lavoro per tutti, ma bisogna capire che tipo di lavoro. Giustamente il professor Zamagni diceva oggi il problema dei nuovi lavori è che la quarta rivoluzione industriale ha totalmente cambiato modalità di tipologie di lavori e, come potete immaginare, quel riconvertirsi, prima il professore diceva un anno e Marchesini diceva auguri, nel senso a volte anche molto più di un anno serve a riconvertire i lavoratori, e stiamo parlando di lavoratori, di tecnici specializzati di una grande industria meccanica europea. Pensate a cosa vuol dire a persone che fanno lavori molto più semplici, che vengono totalmente che scompaiono, lavori che scompaiono. Quindi la difficoltà di poter trovare nuovo impiego per queste persone. E oggi per me questo è una grandissima sfida, perché il tema è un trade-off quotidiano. Cioè, da un lato c'è il mercato, bisogna essere competitivi, bisogna usare sempre più tecnologia, e dall'altro noi siamo nati con una missione ben chiara, cioè quella di dare un servizio, ma nel dare questo servizio di essere il più inclusivi possibile. E concludo, così dopo lascio la parola a Fradino per il secondo giro, su quindi che cosa secondo me è il momento e cosa secondo me sarebbe giusto fare. E Marchesini lo diceva prima, le imprese, servono imprese che abbiano a cuore questo, servono sempre più imprese che abbiano a cuore questo desiderio di includere nella loro attività di impresa, perché questa può essere l'unica risposta. E quindi da questo punto di vista questo è un augurio per me e per tutti. Grazie. Grazie Benedetto. Allora, pare che abbiamo ottenuto una risposta concorde alla nostra domanda: è desiderabile e possibile il lavoro per tutti? La risposta è sì.
è possibile ed è desiderabile. Facciamo la domanda successiva: che cosa allora impedisce e che cosa favorisce questo lavoro per tutti? E magari ci aggiungiamo, raccogliendo la sollecitazione del professor Zamani, lavoro per tutti e lavoro per tutti gli uomini, che cosa impedisce e che cosa favorisce questo? Allora, andiamo prima dal Magister. Grazie. Mi piace ricordare, in apertura di questo secondo giro, che quest'anno ricorre il 900° anniversario della pubblicazione della Carta Caritatis. La Carta Caritatis è un documento fondamentale, e siccome è fondamentale non lo si legge mai, perché le cose importanti bisogna lasciarle nel cassetto. Ed era il documento dell'ordine cistercense. Ora, la Carta Caritatis termina con un punto interrogativo, non c'è qui il tempo di entrare in dettagli, e cioè come fare in modo che la ricchezza che già allora i cistercensi erano riusciti ad accumulare nei loro conventi, o meglio monasteri, perché è ai cistercensi che si deve la riforma della rivoluzione in agricoltura. Molti no, si vergognano di dirlo, ma questa è verità storica. Furono loro a inventare la rotazione, tutte queste cose. Però chiusero il loro documento fondamentale con questa domanda: come fare per redistribuire tra tutti i cittadini, come allora o come oggi possiamo chiamarli, la ricchezza che esiste ed è prodotta? Questa domanda passò nelle mani di San Francesco, il quale, San Francesco, era un imprenditore, mai dimenticare questo. Allora si chiamavano mercanti, però era un imprenditore, figlio di un altro imprenditore. Se noi non ricordiamo questo, non riusciremo mai a capire l'ordine francescano, perché l'ordine francescano nasce da una persona che si converte, ma mantiene intatte le proprie caratteristiche di imprenditore. E l'imprenditore è un soggetto che innova, non si accontenta di quello che ha ottenuto, che ama il rischio e che soprattutto è grande esperto nell'ars combinatoria, l'arte della combinazione. Se voi leggete la regola e l'esperienza successiva, capite perché i francescani si sono sempre dall'inizio differenziati dai domenicani e dagli altri che adesso non sto a citare. Allora, è per dare attuazione a questa richiesta di Francesco che già nella fine del 1300 e 1400 i francescani inventano l'economia di mercato. Quindi l'economia di mercato è nata in Italia, in terra di Umbria e di Toscana, per opera dei francescani. Ovviamente gli economisti che non studiano e che insegnano le cose sbagliate vi diranno che l'economia di mercato nasce nel 700 con la prima rivoluzione industriale, e non è vero niente, perché quando scoppia la rivoluzione industriale l'economia di mercato esisteva già da 3 secoli. E allora perché l'economia di mercato viene inventata? Perché l'economia di mercato è il veicolo, lo strumento per redistribuire. Perché è relativamente più facile produrre ricchezza, molto più difficile è trovare i modi sostenibili per redistribuirla a tutti. Ed è così è stato. Vi siete mai chiesti perché l'umanesimo è nato e si è sviluppato in terra di Toscana? E perché nel Cinquecento il Rinascimento si è sviluppato in terra di Toscana e non altrove? Ma perché lì, da Assisi poi la diffusione è stata rapida, si sono sviluppate queste idee. E ai francescani sono quelli che hanno inventato le banche, che si chiamavano Monte di Pietà. Quello di Bologna fu il terzo, il primo di Perugia 1462. Perché i francescani non hanno mai disdegnato la finanza, ma ci mancherebbe altro. Però la finanza doveva andare a servire gli scopi, diremmo oggi, produttivi. Allora, perché è importante che noi oggi richiamiamo queste idee? Perché mutatis mutandis, come ho detto prima, noi stiamo vivendo una fase storica di profonda trasformazione come quella di allora. Allora si trattò di passare dal feudalesimo
alla modernità, cioè l'umanesimo, poi il Rinascimento. Oggi siamo in una fase di altrettanta radicale trasformazione, come ho detto prima. Ecco allora la domanda è: che cosa è che impedisce? Impedisce che noi continuiamo a gestire le questioni di natura economica come se fossimo nella fase precedente. Cosa volete farci? La colpa è di tutti, dei politici, degli uomini di studio, che sono rimasti antiquati, che sono rimasti obsoleti. Ho detto prima, bisogna cambiare gli occhiali. Per essere più concreto, primo, impedisce un sistema fiscale la cui filosofia è fondamentalmente errata, perché il nostro sistema fiscale tassa di più il lavoro e l'attività produttiva e tassa troppo poco le rendite parassitarie. Non si può andare avanti così, perché la rendita parassitaria ci sta strangolando. E voi sapete che la rendita non è solo quella finanziaria, ma è anche ad esempio la rendita burocratica. Chiedete a Marchesini nella sua impresa quante risorse deve sprecare per riempire moduli, in senso metaforico. Provate a parlare con dei medici dell'ospedale, devono dedicare 2 ore al giorno, medici, per riempire i moduli anziché stare con i pazienti, portare loro una parola di conforto e via discorrendo. Non parliamo poi della scuola, non parliamo poi dell'università. Quindi la prima cosa da fare è di cambiare la filosofia del sistema fiscale. Il secondo, direi, mutamento radicale è quello che riguarda il problema del rapporto tra scuola, università e impresa. Ora, voi sapete che con la riforma Gelmini del 2010, che è stato un autentico disastro, e quando gli italiani lo capiranno sarà un grande giorno, ha introdotto, tra le altre cose, il concetto di alternanza scuola-lavoro. Mai parola più errata poteva essere inventata. Perché cosa vuol dire alternanza? Vuol dire che la scuola è alternativa al lavoro. E cosa vuol dire alternativa? Che o sei qua o sei là. E quindi, capite, invece bisogna parlare di convergenza scuola-lavoro. Perché la scuola che ha la sua identità, l'impresa che ha la sua identità, devono convergere. Convergere per il fine che è il bene comune. Allora, se noi non modifichiamo, è inutile fare le riforme, che sono come le pezze che si mettono alla camera d'aria quando si fuori. Bisogna cambiare la camera d'aria. Cioè dire, bisogna superare quell'impostazione che ancora noi abbiamo ereditato dal periodo, dalla riforma Gentile, che vede la scuola e l'università come altro. E voi lo vedete. Adesso è stata introdotta recentemente la terza missione dell'università. Ma da quando in qua? L'università è nata a Bologna. È nata a Bologna nel 1088. Andate a leggere la storia, nei primi 3-4 secoli i professori erano a disposizione della società civile, andavano a parlare con i gruppetti. Oggi i professori se ne stanno chiusi nei loro recinti. E allora è ovvio che se non c'è la trasmissione del sapere e della conoscenza, il problema di cui ci stiamo occupando non potrà mai essere risolto. Cioè l'università è autoreferenziale. Poi io parlo in generale, c'è per fortuna qualche eccezione, per fortuna, ma io parlo di sistema, perché si dice l'università deve pensare alla, è chiaro che deve fare la ricerca, ma la ricerca deve essere messa a frutto e a beneficio dell'intera società, e nella società ci sono le imprese, ci sono le persone che hanno bisogno di essere retrained, retraining come si suol dire, e così via. Una terza è quella che riguarda la, come dire, vexata questio del modello di ordine sociale. Noi ancora siamo abbarbicati ad un modello di ordine sociale basato su 2 pilastri, lo Stato e il mercato, cioè pubblico e privato. E in questo modo perdiamo di vista che c'è un terzo pilastro, che è la comunità. Cioè passare da un ordine bipolare a quello tripolare in questo momento storico è la cosa più urgente. Cioè a dire, non, lo Stato deve continuare a svolgere il mercato pure, ma bisogna mettere in campo la comunità. La parola comunità significa la società civile organizzata. Qualcuno, lo so, a volte mi dice, anche tra colleghi, di un'ignoranza devastante, ma la comunità c'è, ci sono le associazioni, ma non è questo il punto. Quello che noi reclamiamo è che la comunità deve avere un ruolo anche sul fronte economico.
non soltanto come sul fronte sociale o culturale, che quello per fortuna continua ed esiste, perché nelle condizioni tipiche della quarta rivoluzione industriale, se noi non mettiamo in interazione Stato per dire enti pubblici di varia denominazione, il mercato, cioè il sistema delle imprese e i luoghi dove si produce il sapere e la conoscenza e dove si trasmette attraverso l'educazione, non ne verremo fuori. Se questi tre mondi rimangono chiusi nel loro recinto e soltanto di tanto in tanto comunicano e dialogano fra di loro, non c'è. Questi sono, per tagliare corto, i tre impedimenti e di conseguenza anche le tre politiche, chiamiamole così con la P maiuscola, che sarebbe urgente mettere in campo per. E chiudo con questo. Voi sapete che noi italiani abbiamo i migliori cervelli al mondo, ce li portano via. Ma se ce li portano via vorrà pur dire qualcosa? Se non valessimo niente, se i nostri giovani non fossero... Perché quando vanno all'estero hanno subito successo, ricevono subito contratti? Allora, ma è possibile che un paese come il nostro sforni cervelli di altissimo livello e poi li costringiamo ad andare fuori perché l'apparato burocratico e tutto il resto impedisce loro di esprimere il proprio potenziale? Allora, quando cominciamo a ragionare in questi termini, voi vedrete che un po' alla volta, con un po' di prudenza, nel senso della phronesis greca, che vuol dire saggezza, che si unisce alla razionalità, la soluzione ai problemi si trova. Credete che è così, perché esperienze purtroppo ancora limitate a livello di pelli di leopardo, come si suol dire, stanno dimostrando che questa è la via che occorre. Però abbiamo bisogno di aumentare il tasso di imprenditorialità, perché in Italia abbiamo troppi managers e troppo pochi imprenditori. È sempre lì per colpa dei professori che confondono il concetto di management con quello di imprenditorialità. Ma si può essere più arretrati culturalmente? Perché i manager, chiaro che ci vogliono, ma ci vuole l'imprenditore. Se non c'è l'imprenditore, cosa vai a fare il manager di cosa? Capite? E il tasso di imprenditorialità in Italia da 25 anni a questa parte è in continuo declino. Non possiamo andare avanti così, dobbiamo rialzare la testa. Bene, e meno male che questa volta non ha tirato le orecchie ai francescani, perché in genere quando il professor Zamagni ricorda che l'economia di mercato è stata inventata dai francescani, trova sempre modo di tirarci le orecchie. Stavolta si è dimenticato, va bene. Sta diventando un po' vecchio anche lui. Bene, allora passiamo alla seconda domanda, dalla cattedra al campo, e domandiamo a Maurizio Marchesini che cosa concretamente impedisce e che cosa favorisce questo lavoro per tutti e magari per tutto l'uomo. Bene, non sarei riuscito a spiegare meglio del professor Zamagni che cosa significa mettere l'azienda al centro. Mettere l'azienda al centro significa abbassargli esattamente quelle barriere che gli impediscono di prosperare, che gli impediscono di proliferare, che sono in maniera molto banale la tassazione, la burocrazia, il rapporto negativo con la scuola. E sul rapporto con la scuola potrei raccontarvi tantissime cose, ma voglio concentrarmi su quella che il professore ha definito radicale trasformazione e raccontarvi un po' in maniera molto pratica che cosa significa 4.0. Intanto dichiaro subito il mio conflitto di interesse, perché nella mia azienda siamo, come dire, utilizzatori e produttori, e quindi siamo in pieno, quindi questo deve essere chiaro. Non è solo una rivoluzione tecnologica, è una rivoluzione anche sociale. Che cos'è il 4.0? La definizione è applicazione della digitalizzazione alla manifattura. Così è un po' vago. Diciamo che sono un assieme di tecnologie di derivazione appunto digitale che permettono una trasformazione importantissima alla manifattura. Sono, ve ne cito alcune ma non sarò esaustivo, sono ad esempio i robot. Sono i robot
tipo quelli che noi produciamo con robotica visiva, che quindi permette al robot di verificare una situazione e di cambiarla così come è richiesto. È l'intelligenza artificiale che permette alle macchine l'autoapprendimento, è ad esempio la manutenzione predittiva che permette di capire quando le macchine si romperanno prima che si rompano. Tanto, sono le stampanti laser 3D. Bene, questi sono gli strumenti, ma quali sono gli effetti? Guardate, ve ne racconto un paio, e vi sto parlando dell'oggi, di quello che noi già facciamo. Noi ad esempio parliamo di un mattone, di questo che sono le stampanti 3D. Le stampanti 3D sono un oggetto che attraverso un software produce materialmente un oggetto. Noi in azienda ne abbiamo circa una decina, che lavorano plastica, lavorano materiali compositi, lavorano titanio e lavorano acciaio inossidabile. Cosa fanno queste macchine? Di fatto c'è una persona davanti a un computer e ha l'idea di produrre un pezzo. Dopodiché manda questa sua idea trasformata in un file alla macchina e la macchina, senza la presenza dell'uomo, ripeto, senza la presenza dell'uomo, produce dal nulla nello spazio questo pezzo. A me piacerebbe portarvi tutti a visitare questi reparti, perché gli uomini ci sono, ma fanno altri lavori. Poi finiscono l'orario di lavoro, vanno a casa e la macchina, se ha qualche anomalia, gli manda un messaggino. Se loro, sul telefonino, se loro hanno qualche dubbio, con un'app accendono una telecamera e guardano cosa è successo. Nel 90% dei casi non succede niente. Io dico sempre, spero che se prende fuoco almeno avvertiate i vigili. Dopodiché la macchina produce giorno, notte, sabato e domenica, molto lentamente per la verità. Voi capite che già il lavoro che fa questo ragazzo è molto diverso, ma addirittura quello che fa il progettista è completamente un'altra cosa. Quando io agli albori di questa tecnologia, gli albori, 10 anni fa, 15 anni fa, e non è che parliamo di 1000 anni fa, vidi le prime macchine, parlai con un ingegnere della General Electric e gli feci questa domanda: ma lei assume della gente esperta? Lui mi ha guardato come se avessi bestemmiato e mi ha detto: gente esperta? No, ma quelli ragionano al contrario. Qui abbiamo gente giovane, think additive, devi ragionare in maniera completamente diversa, completamente diversa, e non ci sono più limiti alla tua creatività. Anzi, il pezzo che esce, siccome la macchina è lenta, più è complesso meglio è, tanto per la macchina non gli frega niente. Ma tutti i risvolti che fatico ovviamente a trasmettervi, non occorre far magazzino, perché lo produco nel momento in cui serve, non occorre produrre in loco, perché lo posso trasmettere nel luogo dove serve. E una nostra macchina si rompe in Guatemala, benissimo, l'ingranaggio non è necessario già adesso che io lo spedisca, se ha un Fab Lab di fianco gli mando semplicemente il file. Voi capite, questa è una vera rivoluzione che tocca anche l'organizzazione del lavoro. Vi faccio un altro esempio concreto per spiegarvi che cosa facciamo. Nel nostro mondo, nel mondo delle macchine per confezionamento, c'è una sorta di aristocrazia operaio, io la chiamo, e sono i trasfertisti. Sono queste persone che hanno girato il mondo sapendo poco più del dialetto bolognese, facendo funzionare le nostre macchine in giro per il mondo. Adesso la nuova generazione sono tutti diplomati, parlano inglese, qualcuno è anche laureato, ma insomma continua questa grande tradizione. Bene, queste sono persone essenziali, sono veramente un'aristocrazia, sono quelli che dialogano con l'ufficio tecnico, che ci fanno crescere, che rappresentano l'azienda nelle varie parti del mondo. Però guardate che il mondo sta cambiando anche per loro, perché con la realtà aumentata è possibile intanto fare una diagnostica da remoto e poi magari invece di mandare uno, facciamo sempre esempio del Guatemala, facciamo mettere gli occhialini a un operatore dall'altra parte del mondo e questa persona lo guida e vede esattamente quello che vede lui. Occorre comunque l'esperienza, occorre comunque la capacità, occorre una certa capacità linguistica, però la sera va a casa dai propri figli. Il mondo sta cambiando e vi sto parlando di quello che stiamo facendo adesso. E sta cambiando dal mio punto di vista sicuramente in meglio. Io sento molto spesso attaccare le macchine, attaccare i robot perché portano via posti di lavoro. Guardate, è un po' come se dicessimo al nostro amico che coltiva, che fa coltivazione biologica e coltiva la terra, di smettere di usare le macchine agricole perché così occuperà più persone. Sì, occuperà più persone, ma quelle poche persone faranno una fatica che gli altri non fanno, saranno assolutamente fuori mercato e assolutamente improponibili. Ed è esattamente la stessa cosa per questi,
per questi elementi. Questo crea dei problemi, certo creerà dei problemi. Io dissento un po' sulla velocità di questa rivoluzione, perché in realtà, guardate, i dati ci dicono che ad esempio in questo momento in Italia solo il 4% delle imprese usa i principi del 4.0, e non è che nelle altre parti del mondo sia messo molto meglio. E poi vi faccio un altro esempio per capirci. O noi pensiamo che entro 10 anni tutti i camion saranno a guida automatica, e allora sì, abbiamo un problema con i camionisti evidentemente, ma siccome questo, ammesso che avvenga, non credo che avverrà in 10 anni, abbiamo un tempo più lungo, il che non vuol dire che non dobbiamo far nulla. Certamente dobbiamo pensare a un rapporto diverso con la scuola, dobbiamo pensare anche alla formazione e al recupero delle persone che fatalmente verranno messe fuori dal ciclo lavorativo. Ma guardate, sono problemi ovviamente delle singole persone, ma sono soluzioni collettive, sono soluzioni che dobbiamo prendere tutti assieme, e le vie d'uscita ci sono. È impossibile prevedere il futuro, però possiamo trarre auspici ad esempio da economie un po' più avanzate della nostra, di pochi passi. Ad esempio la Germania di qualche passo è più avanzata di noi. E ad esempio in Germania l'orario di lavoro e il tempo libero sono assolutamente sacri, mi dicono anche per i sacerdoti, anche per i professionisti. Bene, vorrà dire che lavoreremo tutti un pochino di meno, e già questa è la storia che abbiamo davanti, lavoriamo tutti un po' di meno. Io ricordo che mio padre, uscito dall'istituto tecnico, lavorava tutti i sabati e metà domenica. E bene, noi facciamo già una vita di tipo diverso, spero che i nostri figli la facciano ancora meglio. Non bisogna negare il progresso tecnologico, bisogna dominarlo, questo sì, bisogna dominare i problemi che il progresso ci può creare, ma noi abbiamo tutti gli strumenti per farlo. Però dobbiamo farlo assolutamente tutti assieme, il singolo da solo non otterrà mai nulla. Grazie. Io ricordo, siamo stati come direttivo del festival invitati da Marchesini per un pomeriggio in cui ci ha mostrato proprio il 4.0, c'era una relazione anche del professor Zamani, e siamo rimasti tutti lì a bocca aperta, insomma, no? È bellissimo, è straordinario, sembra il mondo delle favole, ecco. E se questo riesce a recuperare tempo per le relazioni umane, se questo non riduce il numero dei lavoratori, ecco, diventa davvero provvidenziale, lo sviluppo tecnico non va certamente demonizzato. Tu Benedetto cerca di restare in Italia, non lasciarti abbindolare dall'estero, resta con noi, ecco, come vedi allora? Grazie, quindi mi ha dato del cervello implicitamente, ne ringrazio, no, non è vero. La domanda è, provo a seguire quello che diceva Marchesini adesso. È verissimo, pone un problema, cioè il tema c'è, il tema noi lo vediamo nell'ambito agricolo dove lavoro io, è sotto l'occhio di tutti, basta guardare l'immenso numero di case fino a 50 anni fa abitate da agricoltori che oggi sono disabitate, oggi abbiamo intere aziende agricole dove poche persone fanno quello che già una o due generazioni prima della mia, magari servivano 10-20 volte il numero dei lavoratori. Questo pone un problema, secondo me nell'ambito agricolo, nell'ambito del cibo ancora più forte, perché è qualcosa che dopo noi mangiamo, che mettiamo dentro di noi, per cui non è banale come viene fatto e da chi viene fatto. Ma soprattutto pone un problema su un certo tipo di persone, cioè su quelle persone che oggi fanno fatica a fare quella conversione e quella riqualificazione detta prima. Oggi questa cosa non deve essere né demonizzata la tecnologia e il progresso, assolutamente. Non si può pensare che questo
porti con sé una sorta di rullo di tapirulan tutto quanto in modo automatico. E oggi ne vediamo gli effetti. E questa cosa, come diceva Marchesini, va governata, va capito come fare. E giustamente Zamagni diceva all'inizio, è un problema normativo, sicuramente, cioè ci vuole un impianto normativo che faciliti, che aiuti, che incentivi chi fa questo tipo di percorsi, chi cerca di trovare in modo che mette la sua creatività al servizio di questa grande sfida. Per me è quotidiana questa sfida, la sfida del mercato, la sfida del progresso tecnologico, della digitalizzazione, con la sfida del non lasciare indietro nessuno. Ed è complicatissimo, è un macigno quotidiano che io vivo anche personalmente. E quindi sicuramente ci vuole un impianto normativo che faciliti questo tipo di percorso. Mi permetto di aggiungere che secondo me serve anche un forte impianto motivazionale, cioè serve che ci siano persone che lo decidano di fare questo tipo di percorso. Vi faccio un esempio concreto, c'è una norma molto interessante che fa il nostro paese che obbliga le imprese, Marchesini lo può confermare, ogni tot numero di persone ad assumere una persona all'interno di una certa categoria più protetta, che fa più fatica, ok? Ecco, oggi ci sono tantissime imprese, anche della nostra città, che preferiscono pagare le multe per non fare questo tipo di assunzione, piuttosto che cercare una soluzione creativa per dare per assecondare questa norma, che c'è, una norma buona che c'è, quindi ogni tanto uno dice no. E a noi arrivano, quindi da un lato bisogna che sia una decisione da parte anche di chi fa impresa di voler andare fino in fondo e di seguire anche quando ci sono queste norme che sono corrette. Dall'altro mi ci metto anche io come attore di quel terzo settore che diceva prima il professor Zamagni, che molte volte noi non abbiamo la risposta. Quindi io capisco anche le imprese che a un certo punto dicono paghiamo la multa. Cioè ci vuole veramente un forte slancio creativo per poter dare delle soluzioni a chi fa impresa e chi vuole fare impresa in un certo modo, di poter trovare delle soluzioni che aiutino anche a impiegare quelle fasce di persone, quelle persone che oggi fanno fatica, che sono le persone con un disagio, che sono anche le persone, non soltanto le persone con un certo tipo di disagio, che sono le persone che a 55 anni perdono il lavoro perché giustamente c'è una macchina che lo fa in modo più eccellente senza doverlo sottoporre a stress, a una vita lavorativa difficile, e non riescono più a riconvertirsi, a ristudiare, a trovare un nuovo impiego. Quindi da questo punto di vista siamo potenzialmente tutti sotto questo tipo di disagio, non c'è nessuno escluso, non è soltanto una questione di abilità o inabilità, è un disagio potenziale a cui siamo sottoposti tutti. E quindi io lavoro anche molto con i miei soci, ne fanno parte, io ho il piacere di lavorare con loro, con un consorzio di cooperative sociali a Bologna che si chiama Consorzio SIC, che impiega più di 1000 persone a Bologna per circa 80 milioni di fatturato aggregato, per cui ci sono tante realtà che lavorano in questa direzione e che è sommerso di richieste da parte di aziende nel dire noi abbiamo bisogno di darvi del lavoro, sono obbligate dalla norma, dalla legge a dare lavoro a questo tipo di imprese, che sono imprese sociali, cooperative sociali, e molte volte noi facciamo fatica a dare risposta a queste imprese. Quindi non posso che sposare per quello che è la mia parte, nel mio piccolo provo a farlo, l'invito del professor Zamagni e di Marchesini nel dire che ci vuole una cultura imprenditoriale. Mi permetto di sottolineare che ci vuole una cultura imprenditoriale che sia cosciente e che sia consapevole che
questo è un tema, che questo è un bisogno a cui bisogna dare risposta. E quindi da questo punto di vista è una grande sfida, è una grande sfida per me in primis, ma è una grande sfida anche per le imprese già esistenti nel capire come poter includere già oltre quello che fanno questo tipo di mentalità nel loro processo produttivo. Grazie. Bene, grazie Benedetto. Abbiamo una quindicina di minuti per qualche vostra domanda ai nostri ospiti qui. Il microfono è pronto.